Oggi, presso la sede di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi ha tenuto una conferenza stampa nel quale ha argomentato e ha documentato che l'abbattimento della fornace Hoffmann Cilea in via Romea Nord è avvenuto in violazione delle norme di piano regolatore. Che va insieme a tutto il patrimonio immenso che via via a Ravenna demoliscono senza lasciare tracce, come adesso succederà forse anche al Sigarone della Darsena. Alvaro Ancisi, perché l'abbattimento della fornace Hoffmann in via Romea è avvenuto in violazione delle norme di piano regolatore? Perché il piano regolatore ha classificato l'area su cui sorge questo edificio, che risale ai primi Novecento, quindi ha un valore storico, documentario notevole. Il piano regolatore del 1993 lo ha vincolato come edificio su cui si possono fare solo opere di restauro, manutenzione straordinaria, recupero tipologico, eccetera, eccetera, ma non certamente mai abbatterlo. In sostanza, secondo il piano regolatore, è un edificio vincolato. Io ho prodotto un esposto rivolto al segretario generale del comune, che è anche dirigente dell'ufficio legale, illustrando tutte le ragioni secondo cui il permesso di demolire questo edificio non poteva essere rilasciato, e dimostrando anche che questo è quanto aveva dichiarato chiaramente anche l'assessore all'urbanistica Poggioli nel 2004, rispondendo ad un'interpellanza di un consigliere comunale. Ed è quanto si può dimostrare chiaramente. Non c'è in nessun atto del piano regolatore la parola demolizione, neppure parziale, di questo edificio. Per arrivare a questo si è dovuto inserire un'addizione, a mio parere, inammissibile all'interno di un documento attuativo di competenza non del Consiglio Comunale o di altro organo politico amministrativo del comune, ma della dirigenza tecnica del comune, che non può assolutamente derogare da quello che il Consiglio Comunale stabilisce nelle norme urbanistiche.